Alessio Osimo, vicepresidente del Chivasso, oggi il tuo Chivasso, i tuoi ragazzi ti hanno dato una grande soddisfazione. Mio no, il nostro Chivasso, perché comunque siamo uno staff, stiamo lavorando bene. Sì, sono contentissimo per come è andata la partita, per come è andato tutto. C'era tensione in settimana, la sentivamo. Però comunque parlando anche col mister e con lo staff eravamo pronti. I ragazzi hanno penso, dato dimostrazione di cosa vogliono e sapere dove vogliamo arrivare. Senti, a dimostrazione che state lavorando bene, tu, la società, il mister, i giocatori, anche gran pubblico, abbiamo visto una tribuna veramente piena. Sì, questo è anche dimostrazione che comunque la città sta tornando a essere attaccata alla squadra, comunque ovviamente facendo buoni risultati la gente torna al Pastore a vedere le partite e oggi sarà un'altra dimostrazione, dopo il banchetto, una tribuna così piena, penso che sono anni che non si vedesse al Pastore. Senti, oggi avete surclassato il Real Sarre, una squadra che oltretutto seconda in classifica sicuramente lotterà con voi fino alla fine, ma oggi avete dato veramente una dimostrazione di forza. E noi, come diceva prima il mister, non ci siamo mai nascosti, noi abbiamo fatto una squadra per puntare a vincere il campionato e vogliamo vincere il campionato. Loro solamente sono stata una buona squadra, comunque tosta, difficile, davanti sono una squadra importante, sarà un bel campionato, dai. Alessandro Giraulo, allenatore del Chivasso, oggi una vittoria convincente sia nel risultato che nel gioco. Sì, siamo usciti bene nel secondo tempo, il primo tempo è stato molto tattico, loro sono venuti a prendere sui nostri portatori di palla, quindi non riuscivamo a giocare, siamo passati in vantaggio su un recupero di una palla degli attaccanti, poi loro hanno fatto un bel gol su una loro incursione del loro numero 11, poi un primo tempo un po' studiato, il secondo tempo è uscito fuori il Chivasso. Alessandro, dopo questa vittoria è inutile nascondervi, siete i favoriti, l'avete dimostrato nel corso di queste giornate, ma soprattutto oggi contro un grande Real Sarre. Sì, noi non ci siamo nascosti dal primo giorno, abbiamo detto che il nostro campionato è quello per vincere il campionato di prima categoria e andare in promozione. Oggi abbiamo dimostrato che siamo una squadra che può puntare a vincere il campionato. Alessandro, adesso una settimana importante, giovedì la Coppa e domenica una difficile trasferta, anche se il Castellammonte è indietro in classifica, il campo e l'ambiente sicuramente non saranno facili. Ma penso che da oggi in poi non sarà più facile nulla, perché comunque chi ci aspetta, ci affronta, sicuramente darà il massimo per poterci rubare qualche punto. Noi adesso pensiamo, ci godiamo questa vittoria stasera e martedì cominciamo a lavorare per la seconda partita di Coppa con San Domenico Savio, che sarà una partita importante ed è un altro, comunque un altro punto che vogliamo mettere quest'anno, passare il turno in Coppa e riuscire a qualificarci per andare in semifinale.